Ciao ragazzi, benvenuti Ciao. In questo nuovo video. Allora, oggi tratteremo argomento purificazione aria, già trattato in passato testando un purificatore proprio serio. Oggi parleremo di un prodotto nuovo, ma prima di tutto questo vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, vi ricordiamo che l'iscrizione e il mi piace sono gratuiti. E se poi attivate anche la din din din, la campanella, anche quella gratuitamente, non vi perdete i prossimi video che noi andiamo a caricare. Anche quelli gratuiti. Anche quelli totalmente gratuiti. Che offerte, che offerte. Pazzo. Ma ragazzi, prima di tutto questo, noi vi lanciamo come di consueto la nostra sigla! Nell'ultimo anno e passa da quando c'è il Covid, è molto importante in tutti i luoghi chiusi avere un'ottima ventilazione. Questo sarebbe stato necessario in generale, sempre, ma comunque adesso tutti ci fanno caso a queste cose e quindi Amazon ha deciso di cavalcare l'onda di queste precauzioni che vengono prese sempre maggiormente. Quindi ha deciso di marchiare col proprio brand un rilevatore della qualità dell'aria. Nello specifico si chiama Smart Air Quality Monitor. In sostanza ci permetterà di avere sempre sotto controllo diversi parametri, che adesso vi andremo ad indicare, della qualità dell'aria. Nel caso in cui uno di questi parametri dovesse andare fuori dai range ottimali, verrete avvisati tramite una notifica sull'app della nostra amica domotica. E in più si accenderà e cambierà colore anche il LED, perché è dotato anche di un LED frontale che, in base al colore, come il purificatore d'aria che avevamo presentato tempo fa di Marco, esatto. Quando cambia colore il LED nella parte anteriore, tu puoi capire che in questo momento c'è qualcosa che non va. Poi lì partiva tutto in automatico, faceva la depurazione, quindi vedevate gradualmente cambiare colore sulla parte anteriore. Stessa cosa fa questo rilevatore. Non funziona di per sé da solo, ma deve essere abbinato a un prodotto della famiglia Eco. Per tutti i possessori basterà acquistare questo prodotto, per gli altri dovrà essere necessario obbligatoriamente avere un Eco. I parametri che vengono rilevati da questo dispositivo sono temperatura, umidità, particolato, composti organici volatili, monossido di carbonio. Naturalmente viene facile pensare che, ok, io vedo che ha cambiato colore, quindi mi avverte anche il pop-up dicendo guarda che c'è qualcosa che non va, mi dice magari che l'umidità è troppo bassa, però di per sé non può fare nulla. Quindi posso creare eventualmente una routine e se ho un umidificatore di casa collegato al nostro dispositivo vocale, posso creare una routine e dire quando rilevi che l'umidità è troppo bassa, fai partire l'umidificatore di casa. Se rilevi che c'è una temperatura troppo elevata, fai partire il climatizzatore in modo tale da tenere una temperatura ottimale. Quindi, come vedete, il mondo della domotica, diciamo low cost, quella che stiamo affrontando noi, perché la vera domotica, ricordiamo, ha prezzi molto diversi, quindi rimanendo nel nostro ambito possiamo implementare la facilità di poter controllare l'aria, sia la temperatura, sia l'umidità, sia la qualità dell'aria. Semplicemente anche aprendo la finestra e facendo un ricircolo dell'aria, già questo può far diminuire eventualmente, poi naturalmente se abitate in centro a Milano è meglio non aprire la finestra ed è meglio comprare il purificatore d'aria, quello di Marco, magari li mettiamo qua o qua il video dove spiegavamo come funzionava e vi posso garantire che rileva qualsiasi cosa. Funziona veramente bene. Ma davvero? Ancora adesso a distanza di un anno circa. Quasi un anno e mezzo. Esatto, sì. A breve andrò a cambiare i filtri, ma vi assicuro si cucina anche semplicemente l'odore, va via in un attimo. Comunque un ottimo prodotto, vedete il video. Molto interessante, abbiamo fatto diverse prove anche. Il prodotto è disponibile in preordine su Amazon, poi partiranno le spedizioni a partire dall'8 di dicembre a un prezzo... Manca poco, Sì, manca pochissimo. Di €79,99. Trovate qui sotto, come al solito, il link anche per poter effettuare il preordine. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo prodotto di casa Amazon. Noi troviamo che di per sé è interessante, ma neanche più di tanto, magari. Sì, fine a se stesso, diciamo che
però dà una possibilità enorme di creare routine e quindi potenzialità altissima, come vi diceva Michele prima. E ce ne saranno tante altre di sicuro di routine che si possono andare a creare, basta un po' di fantasia come al solito. E può essere un oggetto veramente molto utile per arrivare a fare tante altre cose. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, speriamo di essere stati chiari e soprattutto che il video sia stato di vostro gradimento e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!